E buongiorno, la nostra settimana di Mattina 9 si apre con il buon gusto, con i sapori tipici della nostra cucina e anche della tradizione. Infatti ho qui il piacere di presentarvi lui, Giuseppe Vesi, che oramai con la sua pizza gourmet è diventata una vera e propria icona, una vera e propria eccellenza di riconoscimento culinario nel nostro territorio. Buongiorno Giuseppe, buongiorno, contenta buongiorno di averti qui nella nostra cucina di Mattina 9, ma insieme a te c'è anche uno chef, lui è Maurizio Lembo, buongiorno. E attraverso di lui, chef di pizza gourmet, di pizza gourmet, specifichiamolo, è importante, però oggi in realtà noi non conosceremo la pizza, non assaporeremo il gusto della pizza, bensì la frittata di maccheroni, che tra l'altro, lo sapete, è un qualcosa che si prepara in maniera quasi abitudinaria nelle nostre case, però oggi in esclusiva per voi una ricetta dei gusti del tutto nuovi, vero? Esatto, è una rivisitazione della vecchia frittata di maccheroni napoletana che veniva preparata nel Settecento. Noi la prepariamo, è l'antipasto della pizza, nel senso che viene un po' utilizzata in tutte le pizzerie, però noi la facciamo gourmet. Gourmet, quindi allora, così alla stregua della pizza gourmet avremo una frittata di maccheroni gourmet. Esatto. Giusto? Esatto. Allora, insieme scopriamo gli ingredienti per preparare questa frittata di maccheroni e segnate, appuntate. Vediamoli insieme, poi la prepariamo qui contestualmente. Quali ingredienti serviranno? Vediamoli. Per la frittatina di maccheroni serviranno dei piselli biologici, esatto, poi una carne macinata di maremmana. Beh, noi utilizziamo una carne macinata di maremmana, ma può essere utilizzata anche una qualsiasi carne macinata. Poi una besciamella con latte nobile, poi voglio sapere che cos'è questo latte nobile, dei bucatini di Gragnano e del parmigiano reggiano stagionato 36 mesi. Esatto. Perfetto. Allora, andiamo con la preparazione di questa ricetta. Abbiamo detto che è un piatto tipico della tradizione che conquista sicuramente noi partenopei, i napoletani, i campani, ma conquista anche i turisti. Qual è allora il primo step di preparazione? Adesso lo chef ci spiega. Chef, allora, gli ingredienti li abbiamo visti, sono in bella mostra, diceva che in realtà la carne macinata... Questa è una carne macinata di maremmana, che è una razza che vive allo stato brato, e vabbè, è un presidio slow food. Poi viene preparato un battuto di fatto di cipolla, carote e sedano. Viene soffritto con olio extravergine e poi viene quindi aggiunto... Questo qui già... No, bisogna soffriggerlo. Questa sì, è una base... Sì, sì. Poi abbiamo dei piselli, biologici, biologici devono essere, poi abbiamo la provola di acerola, perché all'interno ci va anche la provola di acerola, e poi abbiamo la besciamella preparata con latte nobile, che è un latte... latte nobile? Il latte nobile viene un latte che senza OGM, viene nel senso non OGM perché le mucche non mangiano sui pascoli dell'Appennino campano, è un latte nostro che viene dagli Appennini campani. Che conferirà sicuramente un sapore del tutto sì, diverso, esatto. Magari più delicato. Qual è la prima preparazione da effettuare? Allora, inseriamo del maestro latte. Chef di pizza gourmet, sì, esatto, esatto. Adesso lui sta utilizzando il latte nobile. Latte. Perfetto. Lo portiamo ad ebollizione. Questo è un ingrediente che ovviamente se vogliamo noi, pubblico di Mattina 9, prepararlo in casa, non è tanto difficile. Per questo in esclusiva semplice. Vi stiamo mostrando quali sono le fasi di preparazione. Quindi in primo step si prepara, presumo, la besciamella. Esatto. Con latte nobile. Abbiamo inserito il latte, poi? Del sale quanto basta, del pepe quanto basta, un po' di noce moscata. È importante la noce moscata? Sì, dà comunque un buon retrogusto. Uh-huh. E quindi il primo portiamo, step... Sì, la portiamo ad ebollizione e poi aggiungiamo... E poi che cosa aggiungiamo? Burro e farina. E farina. Quindi diversamente dalle case, no? Perché solitamente per preparare la besciamella, Giuseppe, si procede con burro, farina e poi con l'aggiunta di latte. Invece qui il percorso, cioè la preparazione è differente. Quindi aggiungiamo prima la besciamella, prima il latte, chiedo scusa, e poi incontriamo il burro e poi solo in ultimo la farina. Sì, esatto. Sì. Mm. Intanto Giuseppe Vesi, noi l'abbiamo detto, tu con la tua pizza gourmet, oramai sei una realtà eccellente, ben consolidata nel nostro territorio. Ovviamente così come abbiamo nomenclato gli ingredienti che fanno la differenza della frittatina di maccherone, è una filosofia che adotti anche per preparare la tua pizza gourmet, esatto. La qualità che degli la parola ingredienti. Gourmet è proprio questa, la parola gourmet è la ricerca delle materie prime di qualità, di agricoltura biologica, e la conoscenza della provenienza di tutte le materie prime. Noi non abbiamo fatto altro che semplicemente utilizzare materie prime d'eccellenza e continueremo a fare il nostro percorso che è la pizza tradizionale, solo in una veste gourmet, questo è noi.
per quanto riguarda la pizza. Poi facciamo una linea di prodotti che vanno, sono fuori dalla tradizione, che sono pizze un po' particolari, fatte con pistacchio di brondo. Sempre però la qualità di ingredienti è comunque. Sì, la qualità è molto, sempre ricercata. Della nostra terra, esatto. Anche a parte. E poi una cosa che ci contraddistingue per antonomasia è la farina. Noi utilizziamo farina solo macinata a pietra, che non utilizziamo farine raffinate, perché sono le farine che venivano utilizzate nel Settecento dai maestri pizzaioli napoletani. La pizza nasce con la farina, cioè diversamente da ciò che si pensa e che ciò che sembri, deve essere macinata a pietra, quindi è un po' più grossolana nella lavorazione. Esatto, ricca di fibre, ricca di tutte le proprietà organolettiche che c'è all'interno del chicco del grano, non viene buttato niente via, a differenza che nella farina raffinata la crusca, tutte le parti, il germe viene setacciato e eliminato e viene mangiato solo la parte povera di proteine. Invece quella che utilizziamo noi è una farina macinata a pietra, che all'interno ci viene preservato tutto, sia la crusca che il germe di grano. Conferendo anche la leggerezza però poi della pizza, esatto. Perché uno può pensare magari poi la pizza risulta più pesante, invece non è vero, è il contrario. Non è vero, perché anzi è più digeribile, perché la presenza delle fibre ti dà la possibilità di spingerti oltre per l'idratazione dell'impasto, per la maturazione, senza poi arrivare ai impasti con idratazione 75 oppure addirittura 80%, e dà più leggerezza. Un panetto non pesa, non c'è più la presenza di una percentuale di farina superiore, perché in quanto la percentuale di acqua è molto più alta. Poi con le lunghe maturazioni questi prodotti, c'è la scomposizione proprio degli zuccheri complessi in zuccheri semplici. È un processo poi biologico quasi naturale che poi deve avvenire nella fase di maturazione, di lievitazione della pizza. Esatto. Intanto noi continua lui, il nostro maestro Maurizio Lembo, nella preparazione di questa frittatina di maccheroni. Cosa stai lavorando adesso? Questo uniamo il burro e la farina, ok? Sempre in maniera grossolana la stiamo lavorando. Sì, molto grossolana, sì. E poi inseriamo il tutto Nel latte nobile, che ovviamente nel frattanto, esatto, va in ebollizione. Circa, sì, a 80 gradi. Come evitiamo il rischio, paura di noi casalinghe, dei grumi che si formano? Devono esserci oppure possiamo ovviare a questo pericolo? No, basta sapere, secondo utilizzare quando viene inserito il burro e la farina, viene dosato a poco alla quindi volta, poco dà la possibilità volta. Man mano che di sciogliersi. Allora vediamo come si lo chef si ci mostra adesso come con una frusta, ammorbidiamo un'isi di una frusta per la frusta è qui, eccola là, ce l'ha lo chef. Eccola qua, intanto questo è il risultato della beciamella che finale, deve venire fuori, facciamolo vedere maestro. Sì, ecco qui. Allora, quindi noi poco per volta, eccola qui, si vede, grazie. Molto cremosa. La regia. Esatto. Deve diventare cremosa, quasi una sorta di budino deve divenire. Sì. E quindi il trucchetto, adesso il maestro vi sta mostrando, poco per volta aggiunge questo composto di burro e di farina. Abbiamo utilizzato anche questo caso un tipo di farina? Questa qua è sempre farina macinata a pietra di tipo 1. È sempre perché qui. Noi non usiamo altro, solo quello che conosciamo. Perfetto. Allora, dopodiché come si fa ad amalgamare il tutto, maestro? Andiamo in preparazione. Si scalda i bucatini, che utilizziamo questi bucatini di Gragnano. Sì, trafilati a brunzo. Poi, c'è un po' di burro dentro, l'abbiamo inserito. No, un po' d'olio extra per non farli attaccare. Perfetto, dopodiché possiamo già cominciare nel frattempo. Vediamo come si procede alla lavorazione. Abbiamo preparato la beciamella, dopodiché abbiamo scaldato i bucatini di Gragnano, in questo caso cotti al dente. Sì, sembra al dente. E poi li mettiamo tutto? Sì. Perfetto. La qualità crema qui è pronta. La crema è pronta, la qualità degli ingredienti ve li abbiamo elencati, ve li abbiamo mostrati. E vediamo però come si assembla questa frittatina di maccheroni, maestro, perché in questo caso noi possiamo utilizzare un tipo di cottura che può essere sia nel forno, mi sposto, ma anche fritta, perché maestro, la frittatina di maccheroni usualmente si mangia anche fritta. Questa che proprio noi è fritta, perché è una rivisitazione della frittata di maccheroni napoletana, come dicevo prima, che cosa si fa? Allora, si aggiunge. Aggiungiamo, allora vediamo. Parmigiano. Parmigiano 36 mesi di stagionatura che deve avere. Poi, dopo una il parmigiano. Volta il parmigiano. Scoliamo un po' e diamo della carne macinata, la maremmana. La maremmana. Intanto questo è un piatto che troviamo qua, anche nella tua pizzeria al Vomero. Sì. E tanto, oramai ha riscosso tanto successo. Esatto. E adesso è anche sul lungomare.
Sì, sì, anche sul lungomare, anzi questa qua grande la prepariamo solo sul lungomare. Ah, poi, esclusiva! Su, al Vomero invece prepariamo una degustazione di fritti che comprende anche la, la frittatina di maccheroni e di bucatini fatte però in una misura un po' più piccola. Più piccolina. Intanto noi vediamo proprio la forma tipica, no? Esatto. Che deve, devono ecco, ripetere anche le nostre casalinghe, insomma, i chef che sono a casa e che vogliono preparare questa gustosissima frittatina di maccheroni. Allora, abbiamo inserito i piselli biologici, abbiamo inserito questa carne macinata marimana che precedentemente come l'abbiamo cotta? Maestro? Questa qua viene fatta, ripassata in padella, però preparato prima un battuto fatto di carota, sedano e cipolla. E cipolla, esatto. Sì, carota, carota, sedano e cipolla, c'è questo fondo, un sì, po' viene di ripassato olio. In padella, poi si aggiunge il macinato. Perfetto. Si, fa, si porta a una cottura, quando si inizia a colorire la carne, va, va tolto dal, dal fuoco. Ora, e poi? Poi si aggiunge della provola di agerola. Provola di agerola, quindi gli ingredienti, mi raccomando, fate fede agli ingredienti che devono essere il primo, proprio la, la, la prima, il primo elemento unico per fare la differenza. Esatto. Quello che ci insegnano, che ci sta insegnando in questo momento Giuseppe Vesi. Poi abbiamo anche l'utilizzo del, del pane grattugiato, sì, sì, qui posso notare. Sì. E poi questo nella... rimescolamento avviene proprio qui, contestualmente, quindi non è che viene tutto inserito e poi riversato no, nel man tegame. Mano, man mano, man mano si lavora la pasta comunque assorba tutta, tutti i suoi sapori in modo graduale della carne, dei piselli. Intanto, la tua pizzeria è stata recentemente sede della prima tappa del congresso internazionale di cucina mediterranea, quindi sì, sappiamo che anche la protagonista è stata l'olio. Quanto sì, è importante l'utilizzo dell'olio nella cucina, soprattutto nella pizza gourmet e anche in questo caso, quest'oggi, sì, nella preparazione della frittatina di maccheroni? È la base principale è l'olio, perché alla fine se noi notiamo, utilizziamo l'olio per preparare il macinato, per preparare il battuto. L'olio è importantissimo, noi utilizziamo solo extravergine d'oliva del, del Cilento, perché c'ha delle proprietà organolettiche che si sposano bene con la pizza. E la pizza, ovviamente, per esaltare la gusto della pizza, l'olio ha comunque la sua specificità, sì, sì, da inserire prima. Ed è importante utilizzarlo una parte in cottura e una parte all'uscita, perché per dare, per dare la possibilità, per dare la possibilità di cuocere quello che sono i prodotti. Ok, friggiamo, friggiamo. Questa è già preparata. Allora, c'è un attimino un cambiamento di posizione. Sì, quindi l'importanza dell'olio, che è extravergine per quanto riguarda sì, la pizza e per quanto riguarda la cottura, in questo caso anche dei piselli biologici e anche sì, della sì, carne sì, macinata. Sì. In questo caso, invece, che tipo di olio utilizziamo per friggere queste frittatine di maccheroni che abbiamo poi realizzato? Un olio un po' più leggero, usiamo sì, un olio di girasole. Olio di girasole, perfetto. L'olio sicuramente deve avere una cottura molto, una temperatura molto deve elevata. Deve arrivare a 180 gradi. 180 gradi, esatto. Allora, non deve essere molto alto perché deve dare la possibilità di sciogliersi all'interno quello che sono la mozzarella e la besciamella, perché deve essere cremosa. Mi piace, la frittatina all'interno deve contenere questa besciamella molto cremosa e non secca. Perché quello è l'errore principale che si fa, che fanno molte pizzerie. È vero. Per risparmiare. Allora, noi questo tegame allora lo inseriamo in questo fondo. Qua dovrebbe essere. No, questo qua dovrebbe essere messo in frigo, fatto raffreddare e poi essere stampato con questo queste formine. Perfetto. Sì. Una volta stampato poi si prepara un che ci abbiamo già pronto. Quindi c'è prima un tempo di posa, possiamo dire, maestro, che di quello del frigorifero, circa un 10, sì, un quarto d'ora, quanto tempo? Di più, una mezz'oretta. Dopodiché con delle farmine, magari anche per le nostre casalinghe, si preparano gli stampi proprio così. Ecco, queste. Adesso, in questo momento, è ancora fresca e allora bisogna un po' che il frigorifero deve un po' ecco il solido incorporare sì, tutto, okay, esatto, okay. Perfetto, quindi i peperoni e poi li ripassiamo nel pane grattugiato, no, una pastetta fatta di acqua e farina e poi nel pane grattugiato, quindi pastetta, acqua e farina, sì, una pastetta, acqua e farina, qualcuno ci mette il lievito, noi preferiamo non mettere il lievito perché utilizziamo il pane grattugiato. Quindi questa pastetta, pane e farina, sì, e poi nel pane grattugiato, ecco, per dare la maggiore consistenza, esatto, la croccante. No, la differenza è che noi ci contraddistinguiamo per questo modo di fare la frittatina, la facciamo con il pane grattugiato. Perfetto, questo è il risultato. Deve cuocere ovviamente un 2-3 minuti, credo, per parte. Sì, sì, vabbè, quando si inizia a dorare. A dorare, questo è il risultato finale che deve venire fuori. Intanto fateci sapere se quando riuscirete, quando voi lo preparerete, sulla nostra pagina di Facebook di Mattina 9, se queste frittatine di maccheroni preparate dal maestro
maestro chef pizzaiolo, giusto? Prego. Io sono pizzaiolo, lui è chef. Chef Maurizio Lembo. Lui prepara insieme, gli antipasti, prepara... Insieme a Giuseppe Vesi, se insomma vi sono piaciute. Grazie, restate con Mattina 9, pubblicità.